Ciao, sono Roberto, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vediamo la seconda parte della lezione sulle triadi, lo studio delle triadi e delle rivolti sulle prime quattro corde della chitarra. Allora, abbiamo visto quelle maggiori l'altra volta, oggi vediamo le triadi minori. Dunque, partiamo subito. Posizione fondamentale di Fa minore. Fa maggiore era così, Fa minore così. Ok, deriva da questa. Quindi deriva da questa, dal Mi minore. Primo rivolto con la terza al basso, secondo rivolto e poi torniamo alla posizione fondamentale. Allora, noi dobbiamo memorizzare dov'è la tonica rispetto alla configurazione dell'accordo. Posizione fondamentale, le toniche sono qua e qua, quarta e prima corda. Nel primo rivolto la tonica è sulla seconda corda e si preme col mignolo. Nel secondo rivolto la tonica è sulla terza corda e si preme col mignolo, col quarto dito. Ok, dobbiamo memorizzare questa cosa. E in più dobbiamo cercare dove sono poi gli accordi che ci interessano, quindi le note che ci interessano. Abbiamo fatto l'esempio del Fa, mettiamo un metronomo. 2, 3, 4, 1, 2, 4. Lo teniamo per un po'. Mentre si fa questo tipo di studio, si può approfittarne per cercare di avere un suono omogeneo nella pennata, che è molto più difficile che imparare gli accordi. Vedete, questo è un po' più basso. Ok, e ci fermiamo sul Fa minore e andiamo al prossimo accordo. Alleniamo il Do, cioè facciamo il circolo delle quinte Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si. Ok, Fa, Do è una quinta, Fa, Sol, La, Si, Fa, Sol, La, Si, Do. Dopo il Do andremo a suonare Do, Re, Mi, Fa, Sol e così via. Suoniamo 12 tonalità in questo modo. Quindi abbiamo visto Fa minore, posizione fondamentale, primo rivolto, secondo rivolto. Andiamo avanti, dobbiamo suonare il Do minore. Il Do minore, il primo Do disponibile è questo, ma non riusciamo a fare il nostro accordo perché il nostro box, la nostra configurazione dell'accordo di Do minore era sulla seconda corda, aveva la tonica ed era così, insomma, si sviluppava da dov'è la tonica indietro di due tasti. Allora, siccome il Do qua è il primo tasto, indietro di due tasti non ci sono più tasti, non si può, bisogna farlo al tredicesimo qua su. Quindi il primo Do disponibile qua è qua al quinto tasto, la terza corda. Andremo a premerlo, quindi con il mignolo, questo è il secondo rivolto, ok? Quinta al basso. Ok, accendiamo il nostro rivolto. Vabbè, vediamo un attimo anche gli altri con il secondo rivolto. Dopo il secondo rivolto, cosa c'è? La posizione fondamentale, perché l'ordine è posizione fondamentale, primo e secondo rivolto, posizione fondamentale, primo e secondo rivolto, poi ci sarà la posizione fondamentale, il primo rivolto e torniamo al secondo rivolto. Mi stavo impappinando. Mi stavo impappinando perché volevo dire che questa chitarra ha la spalla mancante e riesco ad arrivare bene in alto. Se lo studiate con una chitarra che non vi consente di arrivare in alto, non tutti gli accordi riuscirete a studiarli fino in fondo. Alcuni vi fermate nei tre accordi. Comunque riusciamo sempre a fare posizione fondamentale primo e secondo rivolto, ok? Magari non riusciamo però a ritornare al primo accordo che avevamo suonato, come in questo caso. Primo accordo parte qua, da qua e quindi qua in alto. Io riesco con questa chitarra, con un'altra non riuscirei magari.
Va bene, quindi do minore lo alleniamo. 2, 3, 4. 2, 4, do minore. Così ve lo tenete per un po', va bene? E ci fermiamo. Il prossimo accordo sarà di Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, di Sol minore. Quindi ce l'abbiamo qua. Ok, posizione fondamentale. Primo rivolto. Quindi il primo rivolto ha la tonica sulla seconda corda con il mignolo, ok? Ottavo tasto. Secondo rivolto la tonica è il dodicesimo tasto, terza corda, anche qua col mignolo. Poi andiamo a riprendere il primo accordo che avevamo fatto, che in questo caso è l'accordo in posizione fondamentale. Quindi 2, 3, 4. Cercare di sentire sempre tutte e quattro le corde. Quando ho fatto un era perché non si era sentita. Adesso non si è sentito il basso. Se parlo. Benissimo, abbiamo allenato il Sol, il prossimo accordo Sol, La, Si, Do, Re, Re minore. Re minore, allora il primo Re disponibile è qua, la nota Re. Seconda corda, qual è l'accordo che ha la tonica sulla seconda corda? Quello che stiamo trattando adesso ovviamente, quindi le triadi minori e primo e secondo rivolto, posizione fondamentale, primo e secondo rivolto. Cos'è che ha la tonica sulla seconda corda? La posizione fondamentale? No, la posizione fondamentale, vi ricordate quando abbiamo iniziato in Fa, era sulla quarta e sulla prima. Il primo rivolto? Sì, esatto, il primo rivolto. Perché il secondo rivolto la tonica ce l'ha sulla terza corda. Ok, quindi dobbiamo fare il Re minore, partiremo col primo rivolto. Poi abbiamo il secondo rivolto, perché il prossimo Re disponibile è sulla terza corda al settimo tasto. E poi avremo la posizione fondamentale con il Re sulla quarta corda al dodicesimo tasto e l'altra tonica al decimo tasto della prima corda. Dopodiché torniamo alla nostra, al nostro primo accordo, che in questo caso era il primo rivolto. E sempre se la chitarra ce lo consente. Ok? Facciamo partire il metronomo. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3. A favore di telecamera. Li potete dire a mente: primo rivolto, posizione fondamentale, secondo rivolto, primo rivolto, e ripeto, primo rivolto, secondo rivolto, posizione fondamentale, primo rivolto, ribatto, primo rivolto, occhio. Ok,
Dopodiché, dopo il re, circolo delle quinte, bisogna sapere la memoria, fa do, sol, re, la, mi, si, quindi dopo il re c'è la, quindi devo sapere dire velocemente anche fa do, sol, re, la, mi, si, così come anche devo saperlo dire nell'altra direzione, similare, sol, do, fa. Dunque, siamo arrivati al re, adesso ci sarà il la minore. La minore, quello che si studia proprio all'inizio, all'inizio, all'inizio. Ce l'abbiamo qua. E che cosa sarà questo? Posizione fondamentale? No, perché era posizione fondamentale quando lo facciamo all'inizio, durante le prime schitarrate. Perché? Perché andiamo a suonare il basso sulla quinta corda, ma noi in questo caso stiamo prendendo in esame soltanto quattro corde e la quarta corda è la sua quinta, quindi questo è il secondo rivolto. Che è soltanto che anziché farlo così, che col primo dito non ce ne facciamo niente, che stia libero, lo suoniamo come l'abbiamo sempre suonato. Quindi avremo il secondo rivolto di La, poi avremo il prossimo La disponibile qua sulla prima corda, e quindi avremo la posizione fondamentale. Poi il prossimo La ce l'avremo qua sulla seconda corda, e quindi primo rivolto. Okay, quindi focalizziamo e memorizziamo subito. La tonica è sulla prima corda. Posizione fondamentale, la tonica è sulla seconda corda, primo rivolto, la tonica è sulla terza corda, secondo rivolto. Ok? Adesso che ho fatto altri accordi, vabbè. Quindi La minore, pronti? Accendiamo il nostro metronomo. 3, 4. L'accordo duri due. One, two. Com'è che si potrebbe suonare male questo esercizio? Come lo sto facendo io? No, com'è che si potrebbe suonare male? Nel senso, in tanti modi. Ovviamente non azzeccando le note, ma quella è la prima cosa. Ma poi andando avanti, gli accordi devono durare due, quindi se io me ne vado troppo in fretta, one, two, three. Non lo devo far durare così poco l'accordo. Deve durare due, deve durare uno, due. Quindi farlo durare il più possibile. Ok, poi un'altra cosa. Cercare di avere col plettro deve prendere quattro corde. Cercare di prenderle sempre, non è facile, prenderle sempre quattro corde col plettro. Molto difficile. Un'altra cosa ancora, il suono deve essere sempre allo stesso volume e tutte le corde devono avere lo stesso volume. Perché io se faccio così, sentite che la prima corda arriva di taglio col plettro e non suona forte. Devono suonare tutte uguali. Bene, la minore l'abbiamo allenato, sì. Facciamo di sì, andiamo avanti. Dopo il La, Mi. Mi minore, partiamo da qua, solo il secondo dito, posizione fondamentale. Abbiamo il Mi cantina. Abbiamo detto che l'accordo che ha la tonica sulla prima corda è l'accordo fondamentale, Mi minore. Poi avremo il primo rivolto con la tonica sulla seconda corda. Poi avremo il secondo rivolto con la tonica sulla terza corda. E poi andiamo a riprenderci il nostro primo accordo. 1, 2, 3, 4. Va bene, può capitare, mi sto distraendo guardando il cielo fuori. Riprendiamo Mi minore, dai. 3, 4.
volta. Allora, dopo il mi abbiamo do, re, mi, fa, sol, la, si. Ok. Allora, il si, abbiamo il si sulla seconda corda, ma il si sulla seconda corda non ci consente di fare il nostro esercizio, il nostro accordo in cos'è? Posizione fondamentale, primo o secondo rivolto? Primo rivolto, ok, se la tonica è sulla seconda corda è primo rivolto. Quindi dobbiamo partire dal secondo rivolto. Poi avremo il primo rivolto qua e il secondo rivolto qui. Secondo rivolto, poi avremo posizione fondamentale, poi primo rivolto. Quindi accendiamo il metronomo. 1, 2, 3, si minore. Occhio ai bassi, si deve sentire. Adesso l'ho fatto, l'ho suonato sgranato per farvi sentire all'orecchio che ci deve essere il basso giusto. Non so se nella registrazione viene fuori, però. Allora, possiamo fare questa cosa, mi stava venendo in mente. La vediamo col prossimo accordo, che sarà dopo il si, si, do, re, mi, fa. Sarà fa naturale? No, il fa naturale è il primo che avevamo fatto e ancora non abbiamo fatto 12 tonalità, quindi è fa diesis, ok? Anche perché tra si e fa naturale la distanza non è di una quinta giusta, ma è di una quinta diminuita, ok? Perché lo dobbiamo saper ragionare su più livelli. Allora, la distanza, facciamo un esempio in do. Da do a re cosa c'è? Un tono. Do, do diesis, re. Da re a mi, re, diesis, mi, due toni. Da mi a fa c'è un semitono, mi fa. Siamo a due e mezzo, ok? Da fa a sol c'è un tono, quindi siamo tre e mezzo. Ok, quindi da Fa a Sol ci sono tre toni e mezzo. Do Re un tono, Re Mi due toni, Mi Fa due e mezzo, Fa Sol un altro tono, quindi siamo tre e mezzo. Da Do a Fa tre e mezzo. Noi stiamo partendo dal Si, che è un semitono prima. Ok, quindi da Si a Fa non ce ne sono tre e mezzo. Ok, ce ne sono. C'era un rumore fuori. Quindi dal Do, scusate, dal Do al Sol ci sono tre toni e mezzo. Ok, da Si a Fa diesis ci sono tre toni e mezzo. Ok, quindi non possiamo suonare Fa, che è una quinta diminuita, dobbiamo suonare Fa diesis. Quindi, ecco cosa stavo dicendo. Stavo pensando, siccome già che studiamo gli accordi, abbiamo sempre queste pennate lunghe e dobbiamo cercare di colpire la corda che ci interessa. Andiamo ad allenare l'orecchio. In che modo? Andiamo a suonare magari una volta solo la tonica assicurarci che andremo a colpire questa. Quindi abbiamo Fa diesis minore, scusate. Ok, poi abbiamo il primo rivolto e il secondo rivolto. Sì, siccome continua, no, invece no, non funziona come esercizio.
perché anzi l'orecchio viene ingannato, perché appena ho suonato l'accordo, se suono le altre, l'orecchio è soddisfatto perché l'ha già sentita la tonica, la nota più grave, e quindi no. Andiamo belli tranquilli. Allora, fa diesis minore e via. Andiamo avanti, dopo il fa diesis andiamo a cercare ad allenare il prossimo accordo che sarà do diesis minore. Do diesis minore, ce l'abbiamo questa volta sì qua, perché il do non potevamo farlo perché ci mancava un tasto. Il do diesis minore possiamo farlo invece. Ok. Ed è uguale all'accordo di La major 7. Ma noi non partiamo dalla quinta corda. Siamo dalla quarta, quindi un do diesis minore, primo rivolto. Poi avremo do diesis minore, secondo rivolto. Il prossimo do diesis ce l'abbiamo sulla prima corda, quindi arriviamo finalmente alla nostra posizione fondamentale, per poi tornare a suonare il nostro primo rivolto al quattordicesimo tasto. Ok, partiamo qua. 2, 3, 4. Per me è un buon esercizio, un buon ripasso, un buon esercizio, anche perché io suono quasi sempre con le dita. Mi stava venendo in mente, però se voi invece siete abituati a suonare sempre col plettro, magari è buono utilizzare questi momenti per impratichirsi anche un pochino con un'altra tecnica, ok? Per me adesso è inutile anche suonarli con le dita. Quindi per me, siccome fare questo video è anche un'occasione così per fare un po' di allenamento e ripasso, non ci ho pensato di dirlo all'inizio, però preferisco farlo col plettro perché usandolo poco, in questo caso almeno lo utilizzo un pochino. Ok. E me ne accorgo perché è difficile fare quello che vi stavo dicendo prima, cioè andare a colpire sempre con lo stesso peso, con la stessa velocità, con la stessa intenzione, gli accordi. Bene, abbiamo fatto il do diesis minore, andiamo avanti, dopo il do diesis c'è il sol diesis minore. Allora, il primo sol diesis minore che abbiamo e che possiamo suonare è la posizione fondamentale. Qui, quarto tasto, sol diesis, e sesto tasto per la quarta corda. One, two, poi abbiamo il primo rivolto qui, ok. Nono tasto c'è, cioè il sol diesis col mignolo, seconda corda, primo rivolto, e poi il secondo rivolto che è al tredicesimo tasto, il nostro sol diesis. Tredicesimo tasto, sol diesis, primo tasto, 1 più 12, 13. E torniamo alla nostra posizione fondamentale, se ce lo consente, qua è proprio difficile, quindi per qua adesso si riesce perché la chitarra non consente, però. L'abbiamo già detto, andiamo. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
Dopo il sol diesis abbiamo il re diesis minore. Il primo re diesis minore che abbiamo è disponibile per suonare è questo, non va bene perché dovremmo andare indietro, quindi il primo è questo, quindi il primo rivolto, quindi avremo un primo rivolto di re diesis minore. Poi avremo il secondo rivolto di re diesis minore, re diesis qui al cos'è, ottavo tasto della terza corda, re diesis minore, poi qui abbiamo l'undicesimo tasto della prima corda, ok? 1, 2, 3, 4, re diesis minore, re diesis minore, re diesis minore, ok. Dopo il re diesis abbiamo re mi fa sol la la diesis, ok, sempre tre toni e mezzo, una quinta giusta, la diesis minore, quindi avevamo la minore, partiamo qua la diesis avanti un semitono, ok, tonica, questo è il secondo rivolto, tonica terza corda, poi avremo tonica sulla prima corda, sulla quarta corda, sesto tasto la diesis, poi la diesis qua primo rivolto, ok, e poi torniamo al primo accordo che facevamo, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4, la diesis minore, secondo rivolto, posizione fondamentale, primo rivolto, dopo il la diesis abbiamo il mi diesis, quindi in realtà abbiamo finto tutte e 12 le nostre tonalità, perché dopo il la diesis abbiamo fatto fa, do, sol, re, la, mi, si, fa diesis, do diesis, sol diesis siamo a 10, re diesis siamo a 11, do diesis siamo arrivati a 12, la diesis siamo arrivati a 12, quindi la prossima tonalità, andando avanti con, con la nostra filastrocca, fa do sol re la la diesis, fa do sol re la mi si, poi il secondo giro con i diesis, fa do diesis, sol diesis, re diesis, la diesis, mi diesis è omofono, cioè ha lo stesso suono del fa, ok? Quindi abbiamo in pratica fatto tutte e 12 le nostre tonalità. Bene, queste sono cose un po' rognose, un po' noiose da fare, ma vi assicuro che sono importantissime e vanno fatte, perché ci sto dietro da una vita, comunque vedete, se non è per le posizioni è per il tipo di come suoni, il planing, mamma mia che brutto usare i termini italiani, non ti viene il termine in italiano di se il giusto bilanciamento dei suoni, ok, prendere le corde che ci interessano, quindi c'è sempre da allenarsi su queste cose. Quindi avevamo visto le triadi, primo rivolto di posizione fondamentale, primo e secondo rivolto, quelle maggiori, adesso abbiamo visto quelle minori, le abbiamo viste entrambe sulle quattro, queste quattro corde. La prossima volta che farò un video di questo tipo andremo a vedere invece le corde centrali, dalla quinta alla seconda corda, lo stesso tipo di allenamento, ok? Ma diciamo che quelle più importanti per la conoscenza della tastiera erano queste due, ok? Perché queste altre qua centrali sì sono certo importanti, come anche sono importanti queste altre quattro. Però diciamo che poi al fine di conoscere la tastiera, magari con gli arpeggi, così insomma, queste note qua centrali le vediamo anche in un altro modo. Ok, perché queste in pratica, queste qua centrali vanno a coinvolgere la quinta corda. E la quinta corda la impariamo sempre quando facciamo i primi accordi, insomma, perché suoniamo sempre così, insomma, abbiamo sempre la tonica sulla quinta, sulla sesta. Ma qua invece andare a ragionare su queste quattro qua era più difficile. E l'abbiamo fatto con questo lavoro, che è molto difficile,
però ne vale la pena. Adesso ho cercato di dire qualcosa in più a riguardo del perché ne vale la pena. Va bene, il video è durato tanto, vi ringrazio se siete riusciti a seguirmi fino a qua e vi sprono a riuscire a farlo anche voi. Ciao, vi saluto al prossimo video.